questo video inizieremo a analizzare le possibilità di allenamento individuale, quello che abbiamo chiamato Hitorikeiko. Abbiamo descritto in un video precedente, lo riassumo qui, Hitorikeiko si può tradurre come lavoro individuale, allenamento singolo, inteso come singolo partecipante. Composto da due parole, Hitori che significa Hito, viene dalla radice Hito, persona, individuo, singolo, Keiko, che possiamo tradurre come allenamento, addestramento, anche se poi ha un significato un po' più ampio. Realizzeremo, vedremo una serie di video, ognuno dedicato a un katame waza, una tecnica di controllo, delle cinque principali che ci sono, anzi sei se vogliamo aggiungere anche Rokkyo, in Aikido, che poi troviamo anche in altre forme di tecniche corpo a corpo, quindi l'abbiamo anche nel Jiu-Jitsu ed altro, ovviamente sempre con nomi diversi. Utilizzeremo volta per volta o questo simulacro di un braccio, la cui realizzazione è descritta in un video precedente, metterò poi tutti i riferimenti che trovate sotto nella descrizione del video, oppure gli attrezzi che normalmente abbiamo nel Keiko, quindi Ken piuttosto che il Joe. Come dicevo nel video precedente, la particolarità di Hitorikeiko non è solamente quella di permetterci la pratica in questo periodo in cui siamo necessariamente costretti a sospendere le pratiche a contatto a causa del Covid-19, ma in realtà è una pratica che anche in termini normali, in tempi non di epidemia, è importante perché ci permette di lavorare sul singolo particolare. Quindi normalmente quando noi siamo nella pratica a coppie con Torie Uke tendiamo giustamente a allenare l'esecuzione di tutta la tecnica, dalla Kamae in partenza, in Waza, la tecnica che andiamo ad eseguire, fino allo Zanshin finale. Non sempre si ha il tempo o l'attenzione necessaria per focalizzarci sui singoli particolari, che però sono importanti, sono fondamentali, perché come sappiamo bene, una catena è resistente tanto quanto è resistente l'anello più debole di questa catena. Per cui se all'interno di una tecnica che è composta da tanti movimenti io fallisco, eseguo in maniera errata un movimento, ovviamente questo compromette anche l'efficacia di tutti gli altri. Discorso molto lungo, chiaramente l'apprendimento non è immediato, non è solamente intellettuale, non basta sapere cosa fare con la testa, devo farlo imparare anche al mio corpo. E questo, purtroppo, per fortuna, si ottiene solamente con la ripetizione. Ripetendo, ripetendo, ripetendo. Come ci insegnano tutti i maestri, servono tre cose per migliorare. Pratica, pratica, pratica. Non si scappa. E quindi il Hitorikeiko ci permette anche questo, non sempre noi abbiamo Uke a disposizione per poter eseguire, come dicevo nel video precedente, 1000, 10.000 o 100.000 Sankyo piuttosto che Yonkyo piuttosto che Nikkyo, non c'è il tempo, non c'è la disponibilità fisica di subire queste linee. Lavorare con degli attrezzi che ci permettono di lavorare a piena potenza come il Tanrenushi piuttosto che altri attrezzi che ci permettano di eseguire leve e torsioni può essere, anzi è, un ottimo espediente per migliorare la nostra pratica. Fatta questa doverosa premessa, che facciamo solo in questo video dedicato a Ikkyo, poi dopo la diamo per scontata in tutti gli altri video, andiamo a vedere quelle che sono le particolarità della pratica. Parliamo di Ikkyo. In questa fase non utilizzerò il mio braccio artificiale, anche se sarà possibile utilizzarlo, utilizziamo Ken. In tutte le tecniche che noi abbiamo di Katame Waza di Aikido abbiamo due modalità di esecuzione, Omote
tecnica che noi eseguiamo con degli spostamenti lineari, andando sostanzialmente a tracciare una sorta di triangolo. Chi è un po' addentro alla teoria, chiamiamola così, dell'Aikido, sa benissimo che per il fondatore dell'Aikido, Ueshiba Moriei, l'Aikido si fondava su tre figure sacre: triangolo, cerchio, quadrato. Figure che ricorrono in tantissime altre arti, non solo marziali, in tantissimi aspetti della cultura, non solo orientale, la troviamo in Oriente come in Occidente. Un discorso molto lungo che chi vuole approfondire troverà sicuramente analizzato in tanti libri, in tanti siti internet. Basti qui dire che possiamo affermare in maniera, diciamo, un po' semplificata, ma comunque non molto lontana dal vero, che le tecniche in omote richiamano il principio del triangolo, le tecniche in ura richiamano invece il principio del cerchio. Quindi, quando io lavorerò in omote, lavorerò tracciando dei triangoli, quando lavorerò in ura, il mio corpo seguirà una traiettoria sostanzialmente circolare. Quindi, quando noi faremo, per esempio, Shomenushi, Ikkyo, Omote, avanzerò un lato del triangolo e un lato andrò a chiudere il secondo lato. Terzo lato sarà poi il corpo di Uke, perché dobbiamo sempre immaginare una tecnica di Taijutsu, anche se noi adesso la eseguiremo, diciamo, da soli, ma non può prescindere dalla presenza di Uke. Anche qui abbiamo un triangolo fatto da Tori, Uke e la tecnica che gli unisce. Se manca uno di questi tre lati, il triangolo non esiste. Quindi non potrò avere Tori senza Uke, anche se Tori ha la tecnica. Senza Uke il triangolo non si chiude. Uke è la tecnica, senza Tori la tecnica non c'è, non chiude il triangolo. Tori e Uke senza una tecnica che li unisce sono due identità che rimangono da sole, non fanno nulla. Maestro Corallini, nostro caposcuola, ama spesso ripetere: in matematica 1 più 1 fa 2, in Aikido 1 più 1 fa 1, perché Tori e Uke si uniscono insieme e danno vita a un'unica entità uniti dal Waza. Il discorso diventa lungo, ma necessario. Basti comunque dire che, appunto, noi andremo ad eseguire adesso le tecniche di Ikkyo Omote, percorrendo appunto un triangolo, e vedremo poi invece l'ura eseguendo un cerchio. Per quanto possibile eseguirò la tecnica ruotando ogni volta di 90 gradi in modo tale da cercare di dare una visione quanto più completa dell'angolo che andremo a percorrere. Ovviamente, ribadisco, senza Uke la tecnica è in qualche modo monca, quindi quello che vediamo in questo video e nei video successivi sarà un modo per addestrarci un po' al movimento. È un video rivolto soprattutto ai principianti, a chi in qualche modo voglia iniziare a vedere le parti principali, grossolane della tecnica. Non si prescinde, per poi avere tutti i dettagli, per avere il feeling, il sapore della tecnica completa, servirà necessariamente Ok, oltre al controllo chiaramente del sensei e del senpai, che ci indicherà eventualmente le correzioni da fare. Ma nello Jitorikenko, nel lavoro individuale, possiamo, come dicevo prima, lavorare su tutti quei particolari, su tutte quelle premesse, su tutti quei fondamenti che mi permettono di arrivare poi alla tecnica in coppia un po' più preparato. Nei limiti del possibile vedremo l'esecuzione sia di Shomenushi, Ikkyo Omote, e poi Shomenushi Ikkyo ora, e Katadori, quindi compresa la spalla. Questo perché
credo che con queste due modalità di esecuzione riempiamo sostanzialmente quasi completamente il contenitore delle tecniche, ovvero con Shomenuji-Ikkyo abbiamo un'idea di tutte le tecniche che lavorano su un principio difendente, verticale, quindi non solo Shomenuji ma Yokomenuji e quant'altro, e per certi aspetti anche le tecniche di presa in dinamica, e invece da Katadori tutte le tecniche che lavorano su una linea orizzontale, quindi Katadori piuttosto che Katatedori, piuttosto che Ishidori, piuttosto che Munadori, o Ryotedori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi basicamente gli spostamenti sono sovrapponibili, quindi lavorando su questi due ipotesi di attacco in qualche modo abbiamo un curriculum abbastanza ampio. In questo esercizio userò il Ken come se fosse il braccio, l'avambraccio del mio potenziale uke, sempre considerando chiaramente che il Ken è più lungo del braccio normale, che non è flessibile con il braccio normale, e che userò il Ken non tanto per verificare in questa fase la corretta esecuzione tecnica del mio waza, perché chiaramente manca tutto il resto di uke che contribuisce a quanto per iniziare a lavorare un po' sugli allineamenti. Quindi questo è importante sottolinearlo, perché nel momento in cui facciamo la pratica da soli non stiamo ovviamente curando in tutti i dettagli Ikkyo piuttosto che Nikkyo, Sankyo, quello che sarà, ma stiamo iniziando a vedere come ci possiamo spostare, e che in questo caso, in altri casi, la testa che abbiamo costruito che simulerà il braccio di Uke, mi servirà per darmi un'indicazione, una linea, un po' la mia squadra, il mio livello, il mio filo a piombo, un oggetto che mi dirà se più o meno la mia postura è relativamente corretta, mi dirà più o meno in che direzione dovrò muovermi per fare il mio passo. Okay? Quindi non sto ancora affinando la tecnica definitiva, ma in qualche modo sto facendo. Lunga premessa che ripeto, non ripeterò negli altri video, quindi diamola per scontata, per buona, per tutto quello che verrà dopo. Sono luci, dai il mio moderato. Shomenuji, Ikkyo, Onka. Quindi parto col piede sinistro avanti, braccio sinistro avanti, e immagino che il Ken qui sia la mia mano del mio Ken. Mi sposto col piede sinistro in diagonale avanti verso sinistra, 1, e spingo non tanto con la mano sinistra, ma l'idea è che è la mano destra che è idealmente in corrispondenza del gomito di Uke che va a spingere, perché ovviamente se spingessi sulla mano di Uke questa rimanesse ferma, non avrei altro che questo effetto. In realtà, spingendo sul gomito, io porterò avanti non solo il gomito stesso, ma polso e idealmente spalla di Uke. Attuerò un ribaltamento, qui ho polso alto, gomito basso, finirò il mio movimento con, o meglio, a metà strada, con gomito alto, polso basso. Quindi, 1, scendo giù. E qui proviamo
triangolo isoscele, i due lati sono le mie braccia, la base è ipoteticamente il braccio intero. In questa fase, come studio per controllare l'equilibrio, la mia postura, posso portare il peso sul piede sinistro, avvicinare il piede destro al piede sinistro per verificare questo equilibrio, aprire al lato. Tutto il mio corpo si sposta, quindi non è solo il piede, non è solo il braccio, ma tutto il peso del mio corpo si sposta. Uno, scendo, contro. E vado a eseguire. Quindi, uno, due, la tecnica in ora parte invece con un movimento, come diciamo prima, circolare. Basicamente, nella forma basica di Shomenuji Ikkyo Ura, abbiamo un avanzamento. Se parto col piede sinistro avanti, avanzerà il piede destro. Eseguirò un Kan, Kaiten e scenderò. Questo è il momento. Quindi col piede sinistro avanti, avanzo col piede destro, Tenkan, quindi non è di fronte sulla linea come abbiamo visto per Omote, ma basicamente è nella direzione 90 gradi di lato. Se sono col piede sinistro avanti, ruoterà di 90 gradi verso sinistra. Quindi avrò 1, 2, 3.
importante che Gio scenda parallelo al suolo. In alcune scuole di Gio il braccio di te scende obliquo, nella nostra didattica è importante invece che il braccio scenda parallelo, ci sia una spirale che scenda in maniera corretta da questo punto di vista. Ok? Vediamo dagli altri dati. Ovviamente chiedo scusa in anticipo agli esperti di Aikido, l'esecuzione è necessariamente step by step e grossolana per dare, diciamo, evidenza al movimento, come dicevo prima, chiaramente nella pratica comunque ci sarà qualche differenza, ma tanto. Quindi piedi sinistro avanti, questa è la pratica Shomenuchi Ikkyo da Omote e Ura. Cantatori, dai Ikkyo, come ti va? Passiamo adesso all'esecuzione della Katadori Ikkyo Omote e Ura. Anche in questo caso il mio Ken stimola il braccio di Uke, differenza dalla tecnica normale in cui il mio braccio sinistro sarebbe distante dal braccio di Uke, in questo caso io lo uso per sostenere il Ken, quindi faccio un adattamento. Esco verso sinistra col piede sinistro e faccio un Kaiten di 90 gradi. Particolari sui vari spostamenti, Kaiten, Tenkan, eccetera, vi rimando al video specifico, trovate poi il link nella descrizione sotto il video. Quindi, uno, e immagino di portare una temi col pugno destro. Questa mano va a prendere idealmente il polso, ok? Torsione del busto e, mentre avanzo, movimento di anca, creo questa rotazione. A differenza dello Shomenuchi Ikkyo in cui la mia mano andava a prendere così, in questo caso una presa inversa. Vedremo il dettaglio quando vedremo l'Ikkyo. In questo momento teniamo uno, entro col piede sinistro, scendo giù e diversi. Uno, due, tre. Adesso cerco di andare in maniera lineare per favorire il video, poi come dicevo già prima ne
una tecnica, gli angoli possono anche essere adatti. Quindi, 1, 2, 3. Sempre a costituire un triangolo. Cantatore, dai il chiodo avanti. 6. Ragionamento simile per quello che riguarda ora qui, stessa uscita. In questo caso sarà il piede sinistro che si avvicina verso il destro. 1, 2, 3. Avremo anche qui un rimi tenkan. Movimento 1, tenga, cai, tenga.
Questa è l'esecuzione di Catadori Icchio da Omote e da Urà. Chiedo solamente scusa per un particolare, avete visto che molto spesso capita che io scenda tenendo la mano sinistra aperta. In realtà, se questo fosse braccio e gomito di Ucheio, dovrei andare a chiudere, però forza dell'abitudine, essendo questa una spada, se io chiudessi le mie mani qui mi taglierei le dita, quindi essendo abituato nella pratica, quando si lavora col kendo, a lavorare invece con la mano aperta, istintivamente la tengo aperta, ma in realtà ogni volta che, come in questo caso, sta simulando un braccio, dovrò andare a chiudere. Spero che questo video sia utile. Domande, dubbi, chiarimenti potete lasciarli ovviamente nello spazio dei commenti, sarò lieto di rispondere per quanto vi è possibile e vi do appuntamento ai prossimi video sugli altri kata mewaza e ai video precedenti per quello che riguarda i particolari della pratica. Grazie dell'attenzione e alla prossima.